Il nuovo servizio oggi della Web TV Piero da Saronno inizia con questa stupenda facciata della Casa dei Veterani di Turate, che è una vera quinta urbanistica in quello che è il centro cittadino di questo borgo. Sicuramente gli spettatori forse avranno notato che sul palinsesto da qualche tempo sta appunto circolando un primo servizio sulla Casa Veterani Umberto I di Turate. Oggi vorremmo occuparci preferibilmente di quello che è l'aspetto architettonico di questo grande, importantissimo complesso, appunto, che è qui come un perno centrale nel cuore di Turate. Allora dobbiamo risalire a quella che è la storia delle famiglie importanti che nel passato hanno fatto, come dire, le pagine più illustri di questo paese. Forse molti sanno che Turate è stato feudo della famiglia Caimi, che dal 1623 acquisiscono il titolo appunto comitale durante il periodo spagnolo e diventano i feudatari di questo borgo. La famiglia dei Conti Caimi ha avuto, come dire, il ruolo primogenito nelle vicende storiche di Turate e purtroppo, come capita qualche volta a qualche dinastia anche locale, la famiglia Caimi si spegne con il conte Ignazio Caimi Ciceri alla fine del Settecento, verosimilmente attorno al 1785. Non ci sono più eredi e verranno chiamati in successione, vista la consistenza di questo patrimonio fondiario nelle terre turatesi e non solo turatesi, i parenti Ala Ponzoni, i marchesi Ala Ponzoni, parenti della famiglia Caimi, ma che vengono dalla città di Cremona. Probabilmente proprio in questa fase, nel passaggio di fine XVIII secolo, tra ramo Caimi e parenti Ala Ponzoni, si decide la costruzione di questo grande complesso edilizio che appunto passava nella storia locale come la villa appunto Ala Ponzoni, anche se questa matrice che dà origine alla casata dei Caimi era sicuramente l'elemento primitivo che ha dato origine appunto a questa dinastia locale. Non abbiamo elementi certi per dire chi potesse essere l'architetto che viene chiamato in causa per la costruzione di questa grande villa, quella che poi diventerà appunto la famosa casa dei veterani Umberto I di Turate. In realtà nasce come una villa di delizia, fenomeno tipico nella campagna lombarda di molte famiglie dell'aristocrazia lombarda stessa. Quindi, dicevo, non c'è un nome d'architetto ancora individuato, per ora non è detto che le future ricerche possano eventualmente svelare qualche cosa a riguardo, però vediamo subito che l'impianto della costruzione rimanda a quello che è già un evidente segno dell'architettura neoclassica, come avremo modo di illustrare appunto agli spettatori durante il nostro filmato. L'obiettivo ci mostra una delle maniche di quello che è la corte d'onore della villa Ala Ponzoni Caimi qui di Turate. Sicuramente l'impianto architettonico dell'edificio è modellato su quello che era un tema classico nell'architettura di edilizia settecentesca. Dicevo poc'anzi che la marca di un elemento oramai decisamente neoclassico è molto evidente nella costruzione di questo edificio. Dicevo che la corte è a modello lombardo, come si diceva, il che vuol dire, come vedremo poi anche successivamente con altre immagini, abbiamo una corte d'onore, che appunto è il fulcro esterno della villa, con due maniche a destra e a sinistra di quello che è il corpo centrale. Il corpo centrale è sicuramente una mole più alta rispetto alle due maniche che chiudono quello che è lo spazio appunto della corte d'onore. Vale la pena sottolineare, questa è una scelta successiva alla costruzione settecentesca della villa Ala Ponzoni di Turate, questo bellissimo effetto quasi da mosaico delle vetrate. Basterebbe capire che sicuramente questi portici una volta erano un porticato aperto, poi per motivi di esigenze di servizio sono stati chiusi. Mi pare che sia interessante sottolineare la cromia di queste vetrate che hanno chiuso con i serramenti i portici appunto della villa Ala Ponzoni, creando questa suggestione veramente molto così luminosa su quelle che sono le due ali del porticato della villa stessa. L'obiettivo della Web TV Piero da Saronno sta oramai addentrandosi all'interno del corpo della villa Ala Ponzoni, che come tutti quanti sappiamo diventerà poi alla fine dell'Ottocento la casa dei veterani, appunto per il riposo degli ufficiali e dei soldati dell'esercito italiano, intitolata Umberto I. Proprio lo scalone mi sembra ci dica in modo abbastanza evidente, persuasivo, quella che è una cifra caratteristica di una impronta neoclassica. Una solenne balaustra, l'ampiezza del vano dello scalone che dà proprio questa solennità a tutto quanto l'edificio.
Alla mia sinistra vedete un'enorme statua commemorativa di uno dei personaggi padri del Risorgimento italiano, parliamo di Vittorio Emanuele II, ultimo re di Sardegna e primo re d'Italia appunto dal 1861. In fondo tutta la villa nella sua ultima destinazione è un vero e proprio trionfo di quello che è il capitolo del Risorgimento italiano. Pur nelle condizioni che chiaramente richiederanno degli interventi sanificatori in alcuni ambienti della Casa dei Veterani, la vecchia villa alla Ponzoni di Turate, possiamo però mostrarvi qualche cosa che dà sicuramente slancio e pregio a quelle che sono le antiche decorazioni. Nel particolare vediamo in questo ambiente un soffitto dove un graziosissimo affresco, probabilmente di metà XVIII secolo, ci mostra un soggetto mitologico presente in tanta pittura di quell'epoca, la dea Venere che sovrasta appunto su una nuvoletta il dio Marte, classica mitologia della pittura settecentesca. In un altro locale della villa dei veterani di Turate, la villa alla Ponzoni, vediamo un altro affresco in un soffitto davvero graziosissimo, di una delicatezza, nonostante qualche macchia che ormai sta un po' deteriorando il pigmento pittorico. In questa immagine, classica mitologia appunto settecentesca, quello che si chiama in fondo la decorazione del barocchetto lombardo, vediamo un'immagine relativa alla dea Giunone, la dea più in alto in quello che è il nembo della nuvola, e in basso, mentre sta suonando la sua cetra, il dio Apollo, il dio dell'arte e della poesia. Un altro scorcio molto interessante della Casa dei Veterani di Turate, la vecchia villa alla Ponzoni, quello che oggi è stato anche in tempi recenti considerato il Salone delle Feste, sicuramente uno degli ambienti più prestigiosi e anche più monumentali di tutto quanto il palazzo, come si può ben vedere dalle immagini appunto che scorrono sul video adesso. Uno degli elementi sicuramente più preziosi da un punto di vista decorativo della Casa dei Veterani di Turati, la vecchia villa alla Ponzoni, sono queste stanze che oggi sono parte integrante del museo appunto dei cimeli storici, ma vorrei soffermare la vostra attenzione su questo elemento decorativo delle pareti. Sono delle cosiddette cineserie, carte dipinte con motivi esotici orientali che rimandano veramente al mondo dell'Estremo Oriente, la Cina e il Giappone, una delle caratteristiche più consuete nella decorazione di molti ambienti del Settecento lombardo e non solo lombardo, con questa cromia così delicata, con questi paesaggi che rimandano a un mondo molto lontano. Assai suggestiva questa sequenza dei personaggi della cineseria. Dico ancora un piccolo particolare: questa decorazione è fatta su carta dipinta, montata su un telaio che veniva poi applicato alle pareti come se fosse un vero e proprio, come dire, elemento decorativo addossato a quello che erano le murature dell'ambiente. Con l'obiettivo siamo ora scesi al piano terra della Casa dei Veterani, la vecchia villa alla Ponzoni. Quello che oggi è la sala del consiglio della fondazione, in realtà erano appartamenti del piano terra. Bisogna ricordare a questo riguardo che sicuramente il piano nobile era quello più ricco appunto di decorazioni e anche di vita sociale della famiglia nobile che abitava queste dimore. Un altro ambiente della Casa dei Veterani di Turate, la vecchia villa alla Ponzoni, siamo nella biblioteca. Forse questo è il luogo per ricordare che nella villa alla Ponzoni nel passato frequentavano normalmente personaggi anche di pregio nel mondo della cultura milanese. Basterebbe citare il poeta Balestrieri piuttosto che l'abate Pellizzoni, vera gloria poetica locale, dimorava a Solaro, e non da ultimo il grande poeta dialettale milanese Carlo Porta. Ecco, con l'obiettivo ormai di Piero da Saronno siamo scesi nel cortile della Casa dei Veterani. Qui si vedono appunto dalle immagini che scorrono sul video la bellezza di questa corte nobile col grande porticato che, come si è detto in precedenza, per esigenze di servizio è poi stato chiuso appunto per un discorso di maggiore abitabilità di quella che era la Casa dei Veterani. E qui presente con me il dottor Dario Frattini, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa dei Veterani Turati, che ringrazio cordialmente per la disponibilità per questo servizio e quindi la ringrazio per questa bella giornata. Bene, a mia volta, a nome della Fondazione Casa Militare Umberto I, la ringrazio per questo suo intervento pregevole e attendo da lei delle nuove iniziative alle quali noi aderiremo sicuramente. Senz'altro. Grazie e arrivederci, dottor Frattini. Grazie.
L'immagine adesso scorre sulla meravigliosa cancellata settecentesca che separa la corte nobile da quello che era il parco della villa. Oggi la sistemazione evidentemente è improntata ai canoni di un parco all'inglese, ma senza dubbio nel Settecento questo era un bellissimo giardino modello italiano-francese, quindi molto più sontuoso e molto più ricco di piante.